bentrovati al telegiornale. Cronaca in primo piano. Un 55enne residente nel comune di Albareto, sotto processo per una lunga serie di accuse per ricettazione, ha scelto il giudizio abbreviato. L'uomo è stato trovato in possesso di mobili, oggetti antichi e materiale elettronico, provento di numerosi furti compiuti in abitazioni sia di Borgotaro che di Bedogna, avvenuti tra il giugno del 2007 ed il febbraio del 2014. La sentenza dovrebbe essere emessa nel prossimo mese di giugno. Ancora odori a Borgotaro. Tra ieri e oggi sono stati segnalati in diverse zone e vie del paese, dal quartiere di San Rocco alle spiagge, dalla pista ciclabile sino ad Ostia Parmense, nelle vicinanze dell'istituto Zappa Fermi, della sede dell'assistenza pubblica, sino alla località Vignole. Ma non solo, perché alcuni testimoni ci hanno fatto sapere che già due volte l'odore si sarebbe percepito sino in località Gotra, nel comune di Albareto. E c'è da registrare un nuovo ingresso al pronto soccorso avvenuto ieri sera. Una donna, mentre si trovava a passeggiare, è stata investita dall'odore acre che le ha procurato rossore e bruciore agli occhi, che hanno iniziato a lacrimare, con infiammazione alle mucose del naso e gola infiammata. Un tragico quanto improvviso lutto ha colpito ieri pomeriggio Bedogna. A soli 48 anni se n'è andata Maria Manfredi, conosciutissima commerciante di via Garibaldi, e il paese, per ricordarla, ha sospeso tutti i momenti di divertimento in programma tra oggi e domani. È venuta improvvisamente a mancare nel tardo pomeriggio di ieri la 49enne Maria Manfredi di Bedogna. Era nata il 12 novembre del 1967 a Parigi, dove erano temporaneamente emigrati i genitori originari della frazione di Setterone nell'alta Valtaro bedognese. Era rientrata insieme a loro ancora bambina in Italia. Nel 92 aveva rilevato la storica latteria-gelateria di via Garibaldi di fronte alla sede della Cassa di Risparmio, gestendola dapprima con la sorella Giuliana, quindi da sola, dopo la morte della madre, Delfina Devoti, avvenuta nell'ottobre del 2012, mentre era in cerca di funghi nei dintorni del Monte Penna. Maria lascia la sorella Giuliana, il cognato Alessandro, i nipoti Tommaso e Francesco. I funerali avranno luogo domani, sabato 4 marzo alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino in Bedogna. Questa sera, presso la medesima chiesa, sarà recitato alle 20:30 il Santo Rosario di Suffragio. L'amministrazione comunale, di comune accordo con Proloco, Centro Naturale Commerciale e le scuole, ha deciso, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, di sospendere le sfilate di carnevale in programma oggi e domani pomeriggio. Ai familiari di Maria Manfredi vanno le più sentite condoglianze di proprietà e redazione di Radio Tele Appennino Parma. Non si ferma il dibattito, decisamente acceso in Consiglio Comunale ma anche tra la popolazione, in merito alle fatturazioni da parte dell'amministrazione comunale di Berceto del servizio idrico integrato passato in gestione da Montagna 2000 al Comune dal 1 gennaio del 2016. Motivo del contendere: gli importi per diversi utenti troppo elevati dei consumi idrici. Il capogruppo di opposizione Francesco Caffarra ha affermato anche attraverso la nostra emittente, tra le altre cose, che il Comune era impreparato nella gestione diretta del servizio e che sarebbe meglio che a occuparsene fosse ancora Montagna 2000. Ma il sindaco non ci sta ovviamente né alle accuse mosse né a fare un passo indietro. Sentiamo. Noi abbiamo scelto e ne siamo veramente soddisfatti di gestire il sistema idrico integrato come Comune di Berceto. E già abbiamo ottenuto degli effetti positivi. Le rate dei mutui del Comune sono pagate attraverso le bollette degli utenti del Comune di Berceto, mentre prima gli stessi utenti pagavano i mutui di altri comuni. Ribadisco che è stata fatta una lettura sul 98% dei contatori da un addetto del Comune entro il 31 agosto, una lettura reale fatta da Del Piano Paolo. Ribadisco che le bollette, che presentano delle anomalie, su 2.500 utenti sono 20 e alcune sono già state sistemate. Ci sono poi 200 bollette che sono superiori alla media. Questo è dovuto alle letture non effettuate in precedenza e che quindi, attraverso una lettura reale, si è visto un consumo superiore a quelli che erano dati presunti portati avanti per anni.
500 bollette invece hanno un consumo inferiore a quello dei dati presunti, per cui per non fare pagare l'acqua ai cittadini di Berceto due volte, pur rimettendoci dei soldi come comune di Berceto, il consumo è pressoché a zero. Sono contento di come stanno andando le cose, è normale quando arriva a casa una bolletta da pagare, soprattutto in questi momenti che ne arrivano tante, della luce, del gas, di tanti altri servizi, nei momenti in cui c'è crisi economica fa effetto tutto. Però la maggior parte di persone hanno anche compreso che con la prossima lettura che verrà fatta durante l'estate reale sarà tutto molto molto più preciso e ognuno avrà il suo consumo diviso in tre rate e quindi anche questo è un possibile aiuto, sapere con certezza che paga il suo consumo reale senza avere delle valutazioni di presunto e quindi degli incassi anticipati da parte del comune. Non credo di andare oltre come mi chiede a rispondere all'opposizione, perché si può rispondere alle persone che conoscono le cose, non quelli che si inventano, che non conoscono niente, nonostante tutti gli strumenti per poter avere qualsiasi tipo di dato. La causa è in corso per cercare di recuperare i nostri mutui che per legge ci andavano pagati, invece dal 1997, da quando è stato affidato la nostra rete idrica, non sono mai stati pagati. Quindi ci sono tutte le possibilità per essere informati. Solo le persone informate, solo le critiche di persone informate possono aiutare e moltissimo a fare meglio. Le persone che strumentalizzano o si lasciano guidare da altri interessi non sono di nessun aiuto e mi dispiace che creino dei disagi anche presso i cittadini. Poi io vivo sempre nella convinzione che le bugie abbiano le gambe corte e alcune bugie pronunciate venerdì sera vedo che sono già dimostrate ampiamente dai cittadini che stanno difendendo a spada tratta l'amministrazione comunale per la sua scelta di gestire il sistema idrico integrato. Domenica 4 marzo è convocata alle 16 la prima assemblea annuale per l'anno in corso in biblioteca a Manara dell'associazione NAD No al Dolore per discutere questo ordine del giorno. Relazione della Presidente a corredo del bilancio chiuso al 31 dicembre dello scorso anno. Letture ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, attività del 2016 e proposte per il 2017. Al teatro Adolfo Tanzi di Felegare è andato in scena lo spettacolo teatrale di carnevale Il Drago Verde, proposto dall'officina INSIG, rivolto ai bambini della scuola materna ed elementare di Varano de Marchesi, Sant'Andrea e Felegara. Il Drago Verde, ideato da Gilberto Sanchez de Cruz, è una centrata riproposta ai giorni nostri dei racconti dei leggendari cavalieri della Tavola Rotonda, dove il timido Artù, interpretato da Malvina Panchieri, vuole capire il perché il mondo di oggi è fatto di muri e barriere culturali. Alla fine cosa scoprirà? Vediamo. Oh Ginevra, da quanto tempo sospiro per te. Io vorrei dedicarti una canzone, un sonetto, un elettrocardiogramma. Oh, ma io sono troppo timido. Questa è una lampada magica. Oh, ma questo è perfetto per me. Però, com'è? Ci vuole una bella dichiarazione d'amore. Sento il tuo cuore che pulsa. Sento il tuo cuore che pulsa. Caffone! Io sono pronta a fare qualsiasi cosa per farmi perdonare. Allora, uccidi il drago! Anche il furioso è stato una gente. Il popolo diviso in due fazioni. Non c'è nessun motivo.
E allora fate la pace, così potete distruggere anche questo inutile muro. La pace, ma è proprio necessario far la pace. Forza, forza. D'accordo! Più bello il cielo, sempre sembrori, io sono un cavaliere della favola gioconda e sono venuto per a me sembra una forchetta. Tu, orrido drago, sì? Hai finito di opprimere il mio popolo, allora puoi dirmi che tu non sputi fuoco? No, l'ho smesso di fumare. E non mangi le persone? Sono vegetariano. Ma allora vuoi dirmi che per tutto questo tempo abbiamo avuto paura per niente? Avevamo solamente paura di quello che non conoscevamo. La prossima uscita del Drago Verde sarà al Teatro Lux di Fornovo il 9 marzo per le elementari del capoluogo e Ricò, due gli spettacoli previsti alle 9.30 e alle ore 11. Sarà presentato domani pomeriggio a Fornovo il libro Mio zio, Don Camillo. Siamo al telefono con Davide Bagnadipiazza che modererà nel pomeriggio di sabato l'incontro di presentazione di un libro Mio zio Don Camillo, mio nonno Peppone. Gli chiediamo quando è l'evento, di che cosa si parla e chi sarà presente in questa occasione. Sì, l'evento è sabato alle 17.30 nella sala consiliare del comune di Fornovo. Ci sarà Donato Ungaro, che è l'autore di questo libro, appunto Mio zio Don Camillo, mio nonno Peppone, che diciamo si è un po' immaginato il proseguo della storia di Guareschi, una storia molto amata da tutti noi italiani, però è un romanzo molto divertente, scorrevole, ben scritto, ma diciamo che la giornata e il libro vanno ben oltre le argomentazioni del romanzo in sé. Infatti Donato Ungaro è un giornalista che ha sempre condotto battaglie importanti in nome di un giornalismo libero, contro la cattiva informazione, contro la criminalità organizzata. Che mi dicevi che è stato uno degli artefici della scoperta dell'infiltrazione mafiosa a Brescello. Sì, assolutamente, lui ha portato avanti diverse denunce quando nessuno poteva immaginare che diciamo, i nostri territori della Bassa Parmense, della Bassa Reggiana, dovessero convivere con questi fenomeni, e ne ha pagato le spese in prima persona, quindi diciamo, un suo incontro è un ottimo spunto di riflessione per parlare di politica a livello locale, di società e di come si possono combattere questi fenomeni. Alvareto si mette in maschera domani dalle 15.30 sfilata dei carri e gruppi allegorici e dalle 17 in via Repubblica vin brûlé, merenda e divertimento. Il ritrovo è previsto presso piazzale Aldo Moro al Palafungo alle 14.30. In caso di maltempo la sfilata si terrà il sabato successivo, 11 marzo. La vicenda del ricorso del Compiano Calcio contro il Plaza, accusato di aver fatto troppi cambi nell'incontro di terza categoria disputato un mese fa proprio a Compiano, tiene ancora banco, perché dopo il ricorso accolto il Plaza ha presentato a sua volta un controricorso che però non è stato accettato. Tengono banco in terza categoria le vicissitudini accadute ormai un mese fa proprio nel campo alle mie spalle. La partita in questione è quella tra Compiano e Plaza, terminata 1-1 sul campo. Beh, dopo quella partita il Compiano presentò un ricorso perché lamentava un numero eccessivo di sostituzioni effettuate dalla squadra avversaria. Il ricorso dopo due settimane è stato poi accolto dal giudice sportivo, che quindi ha segnato la vittoria a tavolino per 3-0 proprio in favore del Compiano. La vicenda non è però terminata qui, in quanto il Plaza ha effettuato un ulteriore ricorso per cercare di recuperare la partita.
La Corte Sportiva d'Appello però non ne ha voluto sapere e ha confermato la prima sentenza, quindi confermati i 3 punti assegnati al tavolino alla squadra del presidente Francesco Mariani. Presidente, avevi detto che non avresti parlato di questo tema fino a vicenda conclusa, tema che dopo un mese è sempre comunque di attualità perché Plaza appunto aveva presentato questo contro ricorso contro appunto la decisione presa dal giudice sportivo. Con che armi si sono presentati alla Corte Sportiva d'Appello? Come mai erano così convinti che questi 3 punti non dovevano essere i vostri? Beh, loro hanno fatto ricorso come prevede diciamo così il codice di giustizia sportiva. Nel loro ricorso sostanzialmente confermavano il fatto che secondo loro di aver fatto 5 cambi e non 6, però diciamo che non portavano elementi nuovi tali per cui si potesse ribaltare la sentenza di primo grado. Ecco, noi avevamo prontamente, come prevede il codice, presentato delle controdeduzioni, però come ben sai la Corte di Appello non ha voluto tornare sui passi. Teniamo conto che già in primo grado il giudice sportivo si era preso molto più tempo per decidere perché aveva ritenuto di ascoltare l'arbitro, e l'arbitro in primo grado ha confermato quanto scritto nel referto e nel supplemento. Quindi, 3 punti che possiamo svelare questo retroscena sono assegnabili quasi interamente al vostro allenatore in seconda, perché è lui che dalla panchina ha segnato tutti i cambi e si è accorto della situazione in più. Sì, c'è da dire che anch'io da fuori, non solo io, avevamo avuto il sospetto che... questo numero 8 appunto era in panchina, quindi... Allora, la maglia 8 sinceramente non te lo so dire. Come ben sai l'arbitro fa l'appello solo all'inizio della partita. Nessuno può dire se effettivamente poi nell'intervallo della partita qualcuno abbia indossato la maglia 8, questo non possiamo dirlo, anche perché nessuno fa caso, diciamo la verità, a queste dinamiche. C'era venuto il sospetto che avessero fatto un po' di confusione su alcuni cambi. E poi il vostro allenatore in seconda se n'è accorto subito. Sì, se n'è accorto, insieme siamo andati dall'arbitro, l'allenatore Alessandro Ferrara se n'è accorto e insieme siamo andati dall'arbitro e ha confermato quello che ci ha detto, e quindi abbiamo fatto prontamente il ricorso, insomma. I settori giovanili del Bar di Calcio vanno davvero fortissimo. La squadra che milita nel campionato Mini Olimpia 2010 domani si giocherà la finale contro il Felino, mentre nel recupero della quarta di campionato provinciale Trofeo Avis, la scuola calcio valcenese ha avuto la meglio sui coetanei della Bedognese. È finale per la squadra del Bardi che milita nel campionato Mini Olimpia 2010. Dopo aver battuto per 8-3 sabato il Fontacalcio, i giovanissimi calciatori si troveranno ad affrontare domani alle 17:15 nella palestra Salvo d'Acquisto a Parma il Forte Felino. Ma c'è da scommetterci che i piccoli leoni arriveranno all'incontro con la carica giusta dopo il bel percorso che li ha visti sempre primeggiare ed anche di larga misura in tutte le partite disputate sin qui. Non da meno quella di 7 giorni fa, andata oltre le più rose previsioni. Mister Gianpietro Solari li ha davvero caricati a molla i suoi ragazzi e loro non hanno mai perso un colpo, costringendo gli avversari alla resa. Capitano dell'incontro è stato Cambiaso e suo vice è Mattias B. Le reti portano le firme di Alessandro, che ne ha siglate 2, Mattias C, anche lui 2 gol, una rete di Giacomo e infine 3 sfortunate autoreti della formazione Fontanella Tese. Ottimo risultato che, come detto, per i piccolissimi del Bardi significa finale. Vince facile anche la scuola calcio nel campionato provinciale Trofeo Avis. Nel recupero della quarta giornata con la Bedognese i valcenesi hanno avuto la meglio per 3-0. Per il Bardi un'ottima ripresa di campionato dopo la pausa invernale e proprio nel derby Cenotaro. Evidente la supremazia dei padroni di casa che si sono imposti sui bravi e mai domi avversari. La spinta vincente l'ha data il collettivo, dalla difesa invalicabile al centrocampo sempre presente ed un attacco preciso sostenuto da mister Luigi Solari, sempre presente. Solari ha designato come capitano Alessandro e come vice Davide, e proprio il capitano ha giocato una grandissima prova siglando tutte e 3 le reti della vittoria. Ora il Bardi è chiamato ad altri 2 recuperi, il primo della 7ª giornata che si giocherà mercoledì 8 alle 18:15 presso il comunale di Medesano contro il Futura 2015 Verde, mentre il secondo recupero della 10ª di campionato si terrà al comunale di Bardi sabato 11 alle 15:30 contro il team Fidenza A. We'll be right back.
il meteo previsto per domani, sabato 4 marzo. Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni al mattino. Sui rilievi non si escludono rovesci. Dal pomeriggio esaurimento dei fenomeni. Temperature minime stabili intorno ai 3 gradi, le massime in lieve risalita tra 11 e 12 gradi. I venti saranno deboli ma con temporanei rinforzi sui rilievi. La programmazione serale di RTA inizia alle 20.35 con Salute e Società, prosegue alle 21 con Video Station, alle 22 il TG e alle 22.30 Ballo che sballo in TV. Ed è tutto per questa sera, grazie per l'ascolto, buon proseguimento e a domani con l'informazione locale.